serata di presentazione del team Careta Technology è molto interessante, ancora in corso, e ho potuto anche effettuare delle foto con i piloti, i team. Serata molto, molto bella, e ho avuto la possibilità di conoscere i piloti da vicino, ho avuto anche la possibilità di fare una fotografia con loro, e posso dire Jack è una persona simpaticissima, molto amichevole, Alexis altrettanto, e posso dire che verrà fuori, è stata una bella serata tutto sommato, dai. Io trovo divertente, mi è piaciuto soprattutto che c'è un sacco di belle ragazze. Le moto sono abituato a vederlo, anche qualche bella ragazza, grazie a Dio, però insomma, no, mi sembra divertente, carino, come sempre, qui a Padova. Da Padova, dietro questa bellissima moto, il proprietario e manager ormai, perché lavora da tanto tempo, sì, attivamente. Dal 2004 siamo nel mondiale, siamo a tempo pieno nel 2004, facciamo l'attività principale è quella delle corse, da tanti anni a questa parte. Tanti anni a questa parte, facciamo il nome Careta Technology, da questa bellissima moto da Padova. Magari abbiamo sentito che quest'anno avete un pilota infallibile nella pioggia, è vero? Sì, abbiamo Jack Miller che sicuramente è il pilota più forte che c'è al mondo in questo momento sul bagnato, è praticamente imbattibile. Se riusciamo a rallentare un attimo il suo ardore, che è piuttosto irruente, è quasi sicuro che arriviamo sempre primi. Il vero problema è solo cercare di rallentare lui, perché non vuole vincere tutto già dalla prima curva e non ha un attimo di pazienza, aspettare che la gara si svolga regolarmente, però è sicuramente molto forte. Ma comunque anche Masbu non è da meno, perché se a Le Mans, come un po' che è noto che di solito piove, dovesse piovere c'è buona probabilità che arriviamo nei primi due o tre con tutti e due i piloti. Ci auguriamo che piova, a quanto pare sono i migliori nella pioggia, speriamo che piova un po' di più a questo punto. Sì, di solito piove abbastanza poco nelle corse, comunque. Ecco, in diretta. Come over here, Jack. Come over here. It's like this guy. This is my Gucci. Quiet, please. What's your name? Jack Miller. Jack Miller and? Alexis Masbou. Sono due campioni del motociclismo questa sera a Padova. Faremo una piccola intervista per sapere come sta girando la loro carriera e cosa sta succedendo di nuovo. I'm gonna start with Jack Miller. I heard you had an accident lately. What's going on with your shoulder? Unfortunately I crashed at the race in Jerez on the first lap. Okay. But no, it was good. You know, I had a great three quarters of a first lap until the fall, but yeah, I did my shoulder, I recently had it. Oh, in diretta vediamo i punti, madonna, sono tantissimi. He has about how many stitches? I don't know how many stitches, I got staples, but there's 10 screws and a plate inside there, so. Oh. Praticamente si è distrutto una spalla, non vuole neanche sapere quanti punti gli hanno dato, perché meglio così. Alex, how's it going with you? Yeah, it was good. We do three races. I broke my foot in the first race, but after the two races in Jerez and Estoril was not so bad. I finished fifth and ninth. It was good. I'm happy. The bike were good. The team is very good. It's okay. Alex dall'altra parte si è rotto solo un piede, però perlomeno sta correndo bene, si sente bene e spera di fare molto bene nel prossimo campionato, in questo campionato. What's your impression on this motorbike this year? This is the first year of the Moto 3. I mean, it's I really enjoy the bike because it's a lot more fun to ride than the 125. The 125
you're really smooth and like the bike doesn't move so much. Like, I mean, they move, but not as much as this thing. When you come into the corners on this thing, you're sliding it. It's a lot more, you know, my style is I like to slide. I like to have a lot of movement on the bike, and this thing, it's great. I mean, the engine's fine. We struggled a little bit during testing in the first race with the chassis, but now we've got it sorted and the bike's working well. Everything's working well. The team, hopefully for Le Mans, we can get a little bit more power out of it and hopefully put us up there a little bit closer to the front. So, no, we'll see. I'm happy with it so far, so it's good. Let me go on Alex. Alex, what do you think about your bike this year? Yeah, I have the same sensation of Jack. This bike is really funny. We can slide more than 1 to 5. Yeah, I like that too, because we can push a lot when you brake, the bike slide, but it's not a problem. And after, when you open gas, it's really funny, start to slide again. But it's more easy than 1 to 5 to stroke. With this bike, you can push really a lot. And this is funny. This is funny for rider. And now we have a really good race, really exciting, and big group. And every time we push to pass every rider, it's really funny. This new category is really funny. Molto bene, abbiamo avuto l'impressione da tutti e due. Complimenti a questi due ragazzi giovanissimi, 17 e 24. Bravi ragazzi, gli auguriamo il meglio per questo campionato. In diretta da Padova, dal B4, sponsorizzati anche da DOC, Department of Communications. Vi auguro una buona serata, ciao a tutti.